La comunicazione è un elemento fondamentale per poter vendere, quindi per poter fare marketing. Prima di vendere dobbiamo quindi comunicare qualcosa. Se siamo un'azienda dobbiamo comunicare quali sono i nostri prodotti. Se ospitiamo clienti dobbiamo comunicare gli orari. È per questo che vi invito a utilizzare Google My Business. È uno strumento che Google mette a disposizione, è gratuito, quindi costo zero. L'unica cosa che dobbiamo fare è investirci un po' di tempo. Ma ipotizziamo di non utilizzare questo strumento. Potrei trovarmi in una situazione come quella alle mie spalle. Ok, forse ho un po' esagerato, cosa dite? È sera, anzi direi più che altro notte, i pub sono chiusi. Ma allora spostiamoci, andiamo in un altro contesto. Qui è giorno, eppure tutti i locali sono chiusi. È come se fossero invisibili. Se un utente già conosce un'attività, potrebbe anche recarsi. Se invece sono nuove località, zone ancora non conosciute, il fatto di non essere presenti online sicuramente non aiuta i gestori dell'attività commerciale. I clienti o i potenziali clienti potrebbero chiedersi: ma l'attività è aperta oppure no? Comunichiamolo. Google My Business mette a disposizione una scheda che si chiama Knowledge Panel in gergo, dove appare il nome dell'attività commerciale, le foto, possiamo comunicare gli orari, aperture speciali, straordinarie, oppure anche eventi. Queste sono solo alcune delle grandi potenzialità che mette a disposizione Google My Business. Ora, vediamo insieme la struttura del corso. È suddiviso in 4 moduli, ognuno di un colore diverso. Il primo, il modulo bianco, è gratuito, quindi avrete comunque modo di vedere e di valutare se ritenere GMB uno strumento importante o comunque che meriti attenzione. Medita, conoscere Google My Business, quindi è una panoramica generale con già qualche chicca importante per le ricerche locali. Il secondo modulo, concentrati, le basi del posizionamento, quindi inizieremo a conoscere lo strumento da vicino. Terzo modulo, arancio, apprendi. Una volta che la nostra sede Google My Business è impostata, capiremo come ottimizzarla al meglio attraverso il caricamento di foto, il virtual tour, consigliato solo per alcuni tipi di attività, i post su Google My Business, la possibilità di riservare un tavolo. Infine il modulo verde, esegui, sfruttare al meglio Google My Business, e vedremo anche alcuni accorgimenti per andare addirittura un po' oltre Google My Business, quindi entreremo un po' nel dettaglio anche con Google Ads, che è uno strumento di Google, questa volta a pagamento, che permette di posizionare i propri annunci, ma su questo non mi dilungo troppo perché ci sarà un modulo dedicato. Vedremo solo alcune chicche per le quali è fondamentale Google My Business. Questo corso è pensato per coloro che lavorano in un'agenzia, quindi vogliono approfondire le proprie conoscenze sul marketing locale, quindi vedere quali strategie possono far parte di un marketing mix, e sicuramente c'è Google My Business, che ha bisogno di poco tempo, come dicevamo prima, ma costante. Quindi non possiamo aprire una sede e abbandonarla a se stessa, dobbiamo seguirla. Questo corso però sappiate che si rivolge anche ai commercianti, a coloro che hanno voglia di provare qualcosa di nuovo, di mettersi in gioco senza troppo impegno. Google My Business pensa a ogni tipo di attività. Possono essere anche attività commerciali in paesi piccoli, non per forza una grande città. Ho la mia clientela, mi baso su quella. Ma potrei avere anche potenziali nuovi clienti, e allora perché non comunicare con loro? Nella mia sede Google My Business appare la mia attività se i clienti cercano nello specifico la mia attività commerciale, ma anche un genere simile, quindi un ristorante a Piacenza. C'è il numero di telefono, quindi l'utente può telefonare direttamente. Nei casi di ristoranti esistono dei collegamenti per i quali si può subito prenotare il tavolo direttamente dalle app. Poi anche questo lo vedremo nel corso. Perciò non è complicato Google My Business, ma offre grandissime potenzialità
che consiglio decisamente di sfruttare. Io sono qui per questo, se deciderete di seguirmi sarò il vostro sensei per aprire lo scrigno di Google My Business.